Ciao a tutti ragazzi, a grande richiesta finalmente, ora che sono finite le gare ci possiamo concentrare sui video tecnici. In tantissimi me l'avete chiesto, finalmente oggi posso mostrarvi una routine di schiena. In un periodo dell'anno in cui si sentono di cotte e di crude, diciamo, allenamento per la definizione, allenamento per la massa, quando in realtà le tecniche sono sempre le stesse, gli esercizi sono sempre gli stessi, cambia solamente il range di ripetizioni da utilizzare e quanto uno mangia per fare un allenamento di definizione o di massa. Io oggi invece voglio mostrarvi non un allenamento di massa o di definizione, ma degli esercizi che a me piacciono tantissimo per lavorare in maniera molto più dettagliata e specifica sullo spessore e sull'ampiezza della schiena, perché queste sono le cose veramente importanti. Vediamo in palestra tantissime persone, magari con un V-shape, una schiena molto larga, ma che di profilo scompaiono come un foglio, oppure persone con una schiena molto spessa e dritte, come un manico di scopa. Quindi adesso vi mostrerò quelli che sono secondo me gli esercizi più validi per allargare e per inspessire la schiena. In questo allenamento non starò a parlare di ripetizioni o di serie, perché sappiamo benissimo che possiamo lavorare in maniera lattacida o alattacida, possiamo lavorare di forza o di resistenza, quindi a seconda di quello che è il nostro obiettivo imposteremo un lavoro diverso su questi esercizi che vado a farvi vedere. Quindi in questo modo io oggi vi spiego solamente l'esecuzione dell'esercizio e come va a lavorare. Il primo esercizio che vi mostro è una lat machine fatta con la presa molto larga perché? Perché in questa maniera sì, avremo un maggiore coinvolgimento sicuramente anche del bicipite, però andiamo a lavorare su dei fasci di schiena che solitamente facendolo con la presa stretta non andiamo minimamente a toccare. Con questa presa molto larga andiamo a lavorare sui muscoli scapolari, anche quelli profondi come il sottospinoso, il piccolo e grande rotondo, il sottoscapolare. Sono muscoli che solitamente vengono utilizzati in piccola percentuale, soprattutto negli esercizi di ampiezza, ma in questa maniera qui li andiamo a coinvolgere in una maniera molto più specifica. Cosa è importante da ricordare in questo esercizio? I gomiti vanno sempre tenuti in avanti in questa maniera e non vanno mai ruotati indietro man mano che si scende, ma è questo. L'asta va portata appena sotto il mento, non c'è bisogno di portarla fino al petto perché andiamo a coinvolgere la spalla. In questo caso andiamo a scaricare la tensione dalla schiena e non è quello che ci serve. E nella fase di allungamento è importantissimo estendere completamente le braccia e allungare il muscolo il più possibile. Maggiore allungamento abbiamo, maggiore è la contrazione. Questo lo continuerò a ripetere sempre in tutti gli esercizi, specialmente della schiena, perché è uno di quei gruppi che viene allenato male proprio per questi motivi qui. Il secondo esercizio che andiamo ad affrontare è un esercizio che mira più allo spessore della schiena, quindi andiamo a lavorare più con la parte centrale dei muscoli dorsali, in questa maniera qui, più sulla parte bassa, quindi centrale della bassa schiena. Può essere fatto in maniere diverse, potrebbe essere fatto con una semplice lat machine con triangolo, dove però invece che portare l'impugnatura al petto la si porta leggermente più in basso, quindi verso lo sterno. Però oggi che siamo in questa palestra in cui abbiamo questi fantastici attrezzi, ho voluto provare questa macchina, questa vertical traction con l'impugnatura stretta e devo dire che la sensazione è stata veramente ottima, riproduce alla perfezione quello che è il movimento che andavo a ricercare io alla lat machine e si sente molto il lavoro sulla bassa schiena. Cosa molto importante durante l'esecuzione di questo esercizio è mantenere i gomiti sempre stretti, mai allargare i gomiti in questa maniera, perché in questa maniera non andiamo a lavorare con il muscolo target, ma andiamo sempre a sforzare le spalle, cosa che ci può portare anche a degli infortuni. Importantissimo come sempre è il massimo allungamento. Come vedete nella mia esecuzione, ho cercato nella fase di massima concentrazione di mantenere la tensione per circa un secondo. Questo aiuta tantissimo a dare un picco di contrazione che rompe e dà quella sensazione di durezza al muscolo che poi con gli anni di allenamento ti fa sembrare il muscolo granitico, ti dà quei tanti piccoli dettagli nelle inserzioni muscolari che chi vuole gareggiare o anche chi vuole avere un muscolo ben definito deve mirare ad avere. Molto importante, ragazzi, in questo esercizio lo faccio vedere bene, ma anche negli altri, è il controllo, quindi mai strattonare le ripetizioni, mai fermarsi nella posizione di massima estensione, cercare di dare sempre un movimento continuo e
quando si dà il picco di contrazione, specialmente nella schiena, bisogna pensare, come dico sempre io ai ragazzi che seguo, di avere una noce in mezzo alle scapole e di doverla rompere, quindi massima contrazione delle scapole, come se dovessimo rompere qualcosa nel mezzo, e questo ci dà un'ulteriore attivazione dei muscoli della schiena. Il terzo esercizio che vado a mostrare è un esercizio che a me piace tantissimo, perché se anche con poco peso coinvolge i gruppi muscolari della schiena in maniera molto più completa, quindi si passa dai muscoli superficiali ai muscoli profondi, ai lombari, perché comunque se lo si fa in maniera corretta si lavora sia in isometria che anche con una piccola fase di allungamento sul lombare, è il pulley però fatto con una manopola singola. Cosa importantissima, adesso sono nuovamente sul pulley quindi ve lo posso rimostrare, è la fase di allungamento. Visti da davanti si fa una mezza torsione in cui andiamo ad allungare completamente il dorsale. L'impugnatura rimane in questa maniera qui, quindi prona, e poi si ruota il polso durante l'esecuzione. Perché c'è questa rotazione? Perché se io dovessi allungarmi in questa maniera qui o in questa maniera qui, si guadagna qualche grado di allungamento, quindi è molto importante. E in più, eseguendo la rotazione durante il movimento, andiamo a cambiare il fascio di muscoli coinvolti. È un lavoro che a me piace particolarmente. Per farlo bene non bisogna caricare chissà quanto peso, anche perché lavorando con una gamba su e un braccio solo si rischia di farsi male alla schiena per un lavoro di torsione. Il peso da utilizzare è medio-basso. Qui bisogna essere molto più concentrati sul focus e sul sentire lavorare il muscolo, sull'attivazione di ogni fascio, quindi molta concentrazione sul movimento. E inoltre può essere utilizzato in varie tecniche, perché avendo prima un braccio e poi un altro, molto spesso io lo utilizzo in tecniche di alta intensità senza pausa. Quindi prima vai a eseguire le tue 10-12 ripetizioni con un braccio, poi le 10-12 ripetizioni con l'altro braccio, e poi si torna subito sul braccio successivo. Quindi in questo caso, quando un braccio lavora l'altro si riposa, ma si parla di 25-30 secondi di riposo, e il battito cardiaco rimane molto elevato e di conseguenza è un lavoro di altissima intensità. Sfido chiunque a farlo, e vi accorgerete, ragazzi, che è un ottimo esercizio e che soprattutto vi sentirete al termine di questo esercizio la schiena che vi esplode. Quarto esercizio, abbiamo fatto un low row, un rematore alla macchina. È un rematore che abbiamo diviso in due esercizi, perché avendo due prese lavoriamo in maniera diversa. Con la presa stretta andremo a lavorare sulla parte centrale della schiena e la parte bassa specialmente, perché in questo caso io ho tenuto il sellino molto alto e l'impugnatura molto bassa. Ho creato un movimento che ha portato i miei polsi all'altezza dell'ombelico e quindi ha portato a coinvolgere la parte bassa della schiena. In questo caso è un esercizio di spessore, potrebbe essere, diciamo, a livello di lavoro comparabile a un pulley a presa doppia o anche un rematore col T-bar. A me comunque piace molto, è un esercizio che sento in maniera molto particolare. La seconda variante che abbiamo affrontato è un esercizio che varia un pochino di più sull'ampiezza, può coinvolgere, a seconda di come si impugna il macchinario e dell'altezza del sellino, in maniera maggiore o minore il deltoide posteriore. Come l'ho eseguito io, andiamo a coinvolgere maggiormente la schiena e in maniera minore il deltoide posteriore, perché avendo impostato il sellino in maniera un pochino più alta, la mia posizione è stata questa. Se avessi impostato il sellino in modo che i miei gomiti stessero in questa posizione qui, avremmo lavorato molto di più col deltoide posteriore e con il trapezio, cosa che in questo caso io non volevo, perché col deltoide posteriore e col trapezio ho fatto l'ultimo esercizio. Questa è la posizione e questo è il rematore. Importantissimo, ragazzi, l'allungamento, importantissimo la chiusura delle scapole nella fase finale. Ovviamente, anche se in maniera minore, in questo esercizio lavora tantissimo il deltoide posteriore, come in tutti gli altri esercizi di schiena. Se sentite un lavoro nella parte alta del deltoide è normale e non c'è da spaventarsi. L'importante è che sentite una buona mole di lavoro anche nel dorsale, perché il muscolo bersaglio è quello. Poi, come ben sappiamo, i muscoli sono complementari, quindi anche il bicipite lavora sempre e viceversa, però l'importante è sentire sempre nella maniera maggiore il muscolo bersaglio. Quinto esercizio, un esercizio che a me piace tantissimo per l'ampiezza del dorsale, è il pull down. Il pull down, che una volta era lo stesso movimento che veniva fatto nel pull over, perché il pull over si poteva utilizzare sia per il dorsale che per il pettorale, poi è stato tralasciato perché la gente si faceva male alle spalle.
Poi è stata fatta questa variante di pull down al cavo e adesso addirittura ci sono le macchine come quelle che ho io nella mia palestra dove fai proprio il movimento del pull down e crei un semicerchio dove da lì l'esecuzione è perfetta e di sicuro non scampi. In questo caso abbiamo voluto farlo con il cavo perché non tutti in palestra ovviamente hanno una macchina per il pull down ed è un esercizio che secondo me è molto valido, quindi merita di essere trattato e di essere spiegato correttamente. Allora, la cosa importante è la postura. Ragazzi, è importante non andare in iperestensione con le spalle, perché? Perché si può andare in sublussazione, si possono riscontrare dei problemi anche abbastanza gravi e non ha senso perché in questa posizione qui il dorso è già completamente allargato, il muscolo è nella sua massima estensione ed è inutile cercare di estendere ancora di più per creare danni ai legamenti o peggio, quindi non forziamo più di quanto il nostro corpo non ci permetta. La posizione deve essere abbastanza inchinata in avanti, quasi accovacciata, e la cosa importantissima è che durante la fase di movimento le mani inizialmente e le braccia sono tese e nella parte finale tendono a piegarsi perché? Perché l'asta non deve arrivare a toccare le nostre gambe, ma deve arrivare all'ombelico, quindi bisogna cercare di creare, visti di profilo, una sorta di semicerchio. Non è semplicemente un abbassare l'asta, ma è creare una sorta di semicerchio dove nella fase finale andremo a tirare indietro le scapole e a chiuderci in modo da portare l'asta proprio sotto l'ombelico. Chiunque lo fa o vedete fare in palestra portando l'asta a sbattere a metà del quadricipite fa un movimento a metà. La cosa più importante che va a attivare in maniera maggiore tutte le fasce muscolari è proprio la fase finale in cui si crea questo semicerchio e si va a contrarre le scapole e portare l'asta sotto l'ombelico. È un esercizio di rifinitura che a fine allenamento a me piace un sacco e solitamente ci lavoro in tecniche di alta intensità perché non è sicuramente uno di quegli esercizi in cui poter caricare tonnellate di peso, proprio per il motivo di cui vi dicevo prima. L'ultimo esercizio che andiamo ad affrontare è un esercizio che utilizzo tante volte anche nei protocolli delle persone che seguo e che quando lo vedono dicono ma rimangono basite, alzate a 90 con i pollici in alto, ma cosa saranno mai? Le alzate a 90 con i pollici in alto, esercizio che non tutti conoscono, è un esercizio molto difficile. Anche qui lo stress all'articolazione è elevato, quindi il peso da utilizzare è sicuramente basso e deve essere eseguito correttamente. La cosa importante è appoggiare la panca all'altezza dello sterno, stare con la schiena dritti come se si fosse appoggiati su un asse e non ingombirsi in avanti, braccia completamente tese, quindi mai piegare i gomiti, completamente tese e completamente allungate e si fa eseguire questa estensione come se fossero state laterali. Perché pollici in alto? Perché è come se noi dovessimo fare questo movimento qui, adesso io ve lo faccio da davanti, ma mentre vedete l'esercizio capite cosa intendo, e il polso non deve mai ruotarsi durante l'esecuzione. In questo caso noi andiamo a coinvolgere tantissimo la parte posteriore del deltoide. E anche la parte centrale del deltoide lavorerà tanto, però andiamo a coinvolgere anche il trapezio in una maniera molto specifica e atipica, perché è un movimento che non viene mai fatto. Ricevo a volte commenti riguardo i miei trapezi, sì, i carichi pesanti hanno aiutato, sì, gli stacchi hanno aiutato, sì, aver fatto tanti anni di pugilato ha aiutato, ma anche questo esercizio è un esercizio che va a creare tantissimo spessore sul trapezio e basta veramente pochissimo peso, quindi vi invito a provarlo. Questo ragazzi è un video un po' diverso dal solito, dove ho voluto spiegarvi quelli che sono secondo me esercizi molto validi e che se eseguiti correttamente possono fare veramente la differenza nella costruzione di quella che è una buona schiena per lavorare sia in ampiezza che in spessore, con esercizi fondamentali o di rifinitura. Oggi abbiamo voluto utilizzare questi macchinari che sono fantastici, ma si possono utilizzare anche con un semplice rematore, con un semplice T-bar, quindi i muscoli bersaglio possono essere utilizzati anche senza avere a disposizione questi macchinari in palestra. Sono esercizi base, quindi non è nulla di speciale, devono solo essere eseguiti correttamente, quindi la cosa importante rimane sempre questa. Io spero che questo breve allenamento, questa spiegazione di questi esercizi vi sia piaciuta. Vi invito come sempre a lasciare un like sotto il video perché ci fa sempre piacere vedere che il proprio lavoro viene apprezzato e magari commentate facendoci sapere qual è la vostra esperienza con qualcuno di questi esercizi, se conoscevate già le alzate laterali a 90 con i pollici in alto e se volete vedere qualche altra proposta riguardo qualche altro gruppo muscolare. Un saluto da Simone ragazzi e sempre forza Team Commando.